Non gli ho mai scritto niente, mio nonno era musicista, io dei vari nipoti ero l'unico che seguì le orme sue nella musica e ho deciso di scrivergli questo pezzo, di scrivergli questa lettera, di metterla in musica e di cantarla. E quando la vedi, pensai e vogli che quel tango non finisse mai. Scusa tanto per il ritardo, più di 10 anni si sono tanti. Sarà stata la cura del successo, quella tipica degli amanti, per capire che il successo che in fondo io volevo già ce l'ho con me e anche più di quanto desideravo. Me lo ricordo quel brutto giorno e grazie ancora per aver trovato la forza di girarti e di guardarmi per una volta ancora senza fiato. Tengo di conto della tua mazza e del giornale sulla pancia. Ti guardo quando sono con gente pazza che prima di combattere si lancia. Magari adesso sei in paradiso nonostante il tuo modo alternativo, o forse sei in un bellissimo inferno con gli artisti andati e di cui sono privo. E se ci penso bene, forse senza più loro il vero inferno sta sulla terra e ce lo vendono come l'oro. E allora salutami Freddy, Jimmy, John, Ronnie e tutta quella gem lì, e vedi un po' se puoi raccomandarmi per suonare con loro quando sarò lì. Di anche a Lord che sto imparando e che non credo di fermarmi, perché se quella gem la faccio sappia che voglio confrontarmi. Sai, in questi anni ho avuto più di 100.000 occhi addosso, suonando una canzone e vivendola fino all'osso, perché alla fine sono soddisfazioni, invece soldi direi di no. Proprio come tu mi dicevi, hai ripetuto per un bel po'. Dunque ho cantato, ho gioito e mi sono pure tatuato. Ho battuto 100 volte la testa e mi sono anche rialzato. Sono stato amato e paradossalmente anche fregato da chi diceva, sai, ti voglio bene, contrariamente a chi l'ha dimostrato. Questo devo ringraziarti, sì, perché se non l'avessi avuta, chissà se riuscivo a raccontarti. Beh, sempre che ti faccia piacere, sinceramente, credo di sì. In fondo, forse, è bello sapere che tuo nipote è qui.